Oltre 2000 persone al corteo per ricordare Peppino Impastato sono arrivati da tutta Italia, un appuntamento che ogni anno si rinnova da quel 9 maggio 1978 quando il giovane attivista di Cinisi venne ucciso dalla mafia. Depistaggi e tanto fango sulla sua figura prima di arrivare alla verità, il mandante è il boss del paese Tano Badalamenti, condannato all'ergastolo in Cassazione nel 2002, deceduto in carcere nel 2004. Oggi qualcosa sta cambiando, la partecipazione della gente non è soltanto simbolica. Da Terrasini a Cinisi un corteo con tantissimi giovani presenti, una partecipazione davvero sentita. L'arrivo sotto casa di Peppino Impastato, oggi casa memoria. Dal balcone hanno parlato in tanti, grande commozione per il fratello Giovanni. Sono rimasto sorpreso quest'anno della grande partecipazione a tutte le iniziative ed anche al corteo. Il corteo è stato numeroso, molto combattivo e io credo che Peppino sarebbe veramente felice. È un bel modo per ricordare Peppino. È un'altra Cinisi quella di oggi. Sicuramente sì, Cinisi è cambiata, ancora c'è molto da fare, dobbiamo cambiare tante cose in questo paese, lo ha detto pure il sindaco, però non dobbiamo arrenderci e dobbiamo andare avanti perché non ci dobbiamo rassegnare, la rassegnazione è una brutta bestia. Per la prima volta in 37 anni al corteo ha partecipato anche il sindaco di Cinisi, un segnale straordinario. Il passato deve essere frutto di attenzione, di riflessione e di crescita personale, nel caso specifico ricordare una vittima della mafia deve portarci poi ogni giorno nell'attività amministrativa a svolgere un'azione sempre più concreta in perfetta sintonia con la legge. Cos'è cambiato a Cinisi negli ultimi 37 anni da quel tipo di amministrazione che lo stesso Peppino denunciava? 37 anni fa un politico poteva affacciarsi dal balcone di Gaetano Badalamenti, certamente non da questo balcone come ho fatto io, mi sembra che sia cambiato tutto. Alla grande manifestazione ha preso parte anche il sindaco di Messina Renato Accorinti, tanti gli applausi durante il suo intervento. Peppino Impastato è un modo di vedere la vita che appartiene a tutti, ormai c'è il mondo intero che viene qui in questa casa memoria accanto a Giovanni Impastato che continua questo percorso che ha fatto Peppino.